Una delle soluzioni più interessanti che abbiamo deciso di portare sul nostro prototipo autocostruito è sicuramente il sistema sospensivo, un tipo di sospensioni chiamato push rod, esatto, come in Formula 1 o IndyCar o nella gran parte delle auto da corsa più serie. Quindi oggi cercheremo di mostrarvi come funziona il nostro sistema. Per riuscire a spiegarvi al meglio le motivazioni che ci hanno portato a scegliere un sistema push rod e non sistemi di gran lunga più semplici, c'è prima da fissare un concetto fondamentale, che è quello delle masse non sospese. Le masse non sospese sono tutte le masse, tutti i corpi che sono solidali alla ruota, cioè che si muovono insieme alla ruota, quindi il pneumatico, il cerchione, il mozzo, la pinza dei freni, i bracci. Tutte queste masse, andando ad influire sul peso del gruppo ruota che si deve muovere e seguire tutte le asperità del terreno, portano a una minore reattività del sistema sospensivo. Questo perché una grande massa equivale ad una grande inerzia. Quindi sarà più difficile per la nostra sospensione andare a seguire tutte le asperità del terreno. Quindi, una volta fissato il concetto di masse non sospese, ora cercherò di illustrarvi i vari sistemi che potevamo mettere in campo. Il primo tra tutti è quello più comunemente utilizzato su tutte le autovetture di serie, che è il sistema MacPherson. Questo sistema ci permette di collegare direttamente la parte superiore del mozzo con la torretta, dell'auto. Questo, sicuramente rende il sistema estremamente semplice, economico e affidabile. Però allo stesso tempo non permette di avere grandi regolazioni, tutto dipende dal sistema molla e ammortizzatore e soprattutto l'ingombro è importante e c'è anche un forte disturbo aerodinamico che su autovetture di serie ovviamente è ininfluente perché la sospensione si trova all'interno della carrozzeria, mentre su un prototipo a ruote scoperte sarebbe forse un problema. Il secondo sistema è un po' più semplice ed è quello del doppio braccio oscillante con sospensione attaccata direttamente ad uno dei due bracci, un po' come si fa anche nei quad oppure nei più comuni cross kart o crash course, che consiste nell'andare a fissare la nostra sospensione solitamente sul braccio inferiore della nostra autovettura e direttamente al telaio. Questo è sicuramente il sistema più semplice e anche abbastanza affidabile, però anche qui le regolazioni dipendono unicamente dal tipo di ammortizzatore che decidiamo di installare e soprattutto i flussi aerodinamici attorno alla ruota vengono turbati dalla presenza di questo componente. Il grande problema di questi due sistemi è l'aumento delle masse non sospese. Andare a inserire la molla sul braccio inferiore o direttamente attaccata al fusello va ad aumentare queste masse e quindi rende le sospensioni meno reattive. Con un sistema push rod, invece, si va a sostituire l'ammortizzatore con un'asta e ci permette di diminuire queste masse non sospese e soprattutto ci permette di avere un'enorme scelta di regolazione. Ovviamente è un sistema decisamente più complesso, si vanno ad inserire all'interno del sistema giunti, occhielli, tiranti e quindi è un sistema sicuramente più delicato, ma anche molto più raffinato. Quindi, come funzionano le nostre sospensioni? È molto più semplice del previsto. C'è un tirante, che è chiamato push rod, che è direttamente collegato con il braccio inferiore della ruota. Questa push rod si muove in maniera solidale alla ruota, quindi quando la ruota si alza o si abbassa, di conseguenza questo tirante va a spingere su questo bilanciere, che trasmette la forza alla nostra sospensione. La nostra sospensione è una sospensione RFY, molto economica, molto molto economica, molto cinese, da AliExpress, no, eBay. Circa 70 euro a coppia. Non hanno grandi regolazioni idrauliche, però ci permettono, attraverso questa ghiera, di andare a regolare il precarico molla. E sono state perfette per cercare di validare questo sistema. Give me a lever long enough and I can move the world. Datemi una leva e vi solleverò il mondo, diceva Archimede.
Il bilanciere che vi ho appena mostrato non è altro che un modo per ripartire la forza tra push rod e ammortizzatore, quindi è un ottimo sistema per riuscire ad irrigidire o ammorbidire la nostra sospensione. Mi spiego meglio. Immaginatevi l'altalena dei parchi giochi, il dondolo dei bambini. Se vi mettete più vicini al centro di rotazione di una leva e applicate una forza, farete molta più fatica a spostare quello che si trova più lontano dal centro di rotazione. Al contrario, se vi allontanate da questo centro di rotazione e quindi acquisite un braccio maggiore, alzare il peso che si trova all'estremità della giostra sarà molto ma molto più semplice. E questo è proprio il sistema che è alla base del nostro sistema push rod. Quindi il nostro bilanciere serve proprio a quello, cioè a cambiare la nostra leva. Mi spiego meglio. Il bilanciere è un organo che può ruotare attorno ad un punto che è incernierato al telaio, a cui arrivano due forze, la forza del tirante della push rod e la forza elastica dovuta al nostro ammortizzatore. Andando a variare questa distanza, quindi andando ad avvicinare il punto di attacco della push rod o ad allontanare il punto di attacco della push rod rispetto al centro di rotazione, renderemo il sistema più morbido o più rigido. Stessa cosa possiamo fare con l'ammortizzatore, cioè possiamo andarlo ad attaccare più vicino o più lontano dal punto di rotazione in modo da ammorbidire o irrigidire il nostro sistema. Ragazzi, quasi mi stavo dimenticando, circa il 90% di voi non è iscritto al canale. A voi non cambia assolutamente nulla, ma a noi ci dà una mano immensa. Quindi iscrivetevi, mettete like e soprattutto commentate che tanto noi rispondiamo a tutti. Quindi, com'è che abbiamo deciso di costruire il nostro bilanciere? Abbiamo preso una sede in acciaio fatta al tornio da noi, dove abbiamo inserito due cuscinetti da 12 mm. E questa sede è poi stata saldata su due piastre ad L che ci fanno appunto da bilanciere. E tutto questo sistema è in grado di ruotare attorno ad un perno che è fissato al telaio. Questo permette la rotazione di questo bilanciere e permette di ripartire, come avete visto prima nello schema, la forza che arriva dalla push rod alla forza elastica che arriva dalla nostra sospensione. Come potete vedere, qui c'è un foro aggiuntivo. Questo serve proprio per avere una regolazione più morbida del nostro sistema sospensivo. Andando infatti a posizionare la push rod su questo foro più esterno, andremo ad ammorbidire l'intero sistema. Inoltre abbiamo inserito delle rondelle in acciaio che vanno a premere sulle piste interne dei cuscinetti e quindi permettono il serraggio dell'intero sistema, ma ne permettono al contempo una corretta rotazione. Dietro, per sperimentare un po', abbiamo deciso di adottare un sistema leggermente diverso. A parte che abbiamo montato le sospensioni in maniera trasversale per una questione di ingombri e quindi anche in maniera asimmetrica, ma funzionano benissimo. La cosa che cambia realmente è il fatto che qui i nostri bilancieri non sono saldati alla sede che ospita i cuscinetti, bensì abbiamo deciso di creare una sede in alluminio per una questione di peso, ovviamente, e abbiamo deciso di imbullonarlo alle nostre piastre. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di andare a cambiare le nostre piastre, quindi andare a variare il nostro rapporto di leva. Semplicemente andando a sostituire queste piastre, quindi senza dover ogni volta ritornire una sede per i cuscinetti e doverla saldare nuovamente su delle nuove piastre. Quindi è un sistema per agevolare la regolazione della morbidezza o della durezza delle nostre sospensioni. Oltre ad andare a irrigidire o ammorbidire il nostro sistema, ci sono anche altre regolazioni che possiamo effettuare. Per esempio, attraverso questa ghiera possiamo andare a regolare il precarico della molla, quindi andare a precomprimere la nostra molla e andare ad alzare o abbassare l'auto. La molla quindi non diventa più dura da comprimere, ma si va solo a regolare il cosiddetto sag. Un'altra delle regolazioni che ci permettono di fare queste sospensioni è la cosiddetta progressività, cioè quando la molla diventa via via sempre più dura da comprimere. Però questo è un discorso estremamente complesso, quindi dovrei farvi un pippotto di trigonometria ed equazioni varie, quindi se volete un video dedicato, lasciateci un commento e cercheremo di portarvelo.
E quindi questo era il nostro sistema sospensivo. Abbiamo ridotto le masse non sospese, quindi abbiamo delle sospensioni reattive, abbiamo tutta quella serie di regolazioni che possiamo mettere in campo per rendere la macchina più reattiva e migliore da guidare. È un sistema abbastanza delicato, si va ad introdurre numerosi giochi attraverso i vari cuscinetti e occhielli, però appunto è un sistema molto raffinato e adatto alla filosofia del nostro progetto. Ringraziamo come sempre la Idealfer che ci ha permesso di utilizzare il taglio al plasma per andare a realizzare i vari bilancieri o anche le sedie dei cuscinetti con il tornio. Spero che vi sia piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi, di commentare e soprattutto di mettere like e noi ci vediamo alla prossima.